mica di cattivo umore, vero? No. No, no. Giorgina! Giorgina, non è che per caso sei di cattivo umore, vero? No. No. Signora Parker, lei non può andare in giro e entrare nelle case degli altri, figlio! E infatti non l'ho fatto! Signora Parker, il mio cane è là fuori. Basterà un fischio di 60 secondi... Sto facendo la babysitter! La babysitter. La casa, sì. È stata qui Giorgina stasera. No, cosa? Quando mai? Perché appuntamente? Cosa? Mi fa capire una cosa. Vedi, mi ha detto perché? Questa sembra proprio una sua cosa. Ti vesti sempre così quando vai a rimanere. Sapevo che me lo avresti chiesto! E te lo sto chiedendo! No, ma c'è una spiegazione molto semplice. Oh, immagino. Ed è stato proprio in quel momento. Che cosa? Un temporale. Un temporale? Sì. Ma non era una bella strada. Sì, prima del temporale. Vede, di tanto in tanto, la sera, io e mia moglie facciamo dei giochetti. Che tipo di giochetti? Beh, tanto in tanto giochiamo a nascondino. Nascondino. Wow. Oh, è regalo tipo sospiro. Tu? Tu devi rispettare proprio qui. Davvero? Non è male. Hai visto? Non è so quello che stai pensando. Infatti. Ma ti sbagli. Ah. Lui stava correndo. Un due. Non lo fai vedere. Non è che sei una specie di esibizionista, vero? No. Lo sto facendo per una corsa di beneficenza. Sì, una corsa di beneficenza. Sai, le cose sponsorizzate. Sì, le cose sponsorizzate. Sì, lui va di casa in casa cercando di raccogliere soldi. Per gli scout. Per gli scout, per gli scout. Amore. Curiosità. Ma tu, ti vesti sempre così quando fai una casa simile? Senta, signora Cartier. Non mi si avvicini, vestito così, sai? Io so tutti delle persone che alle 10 della mattina sono ancora vestite così. D'accordo, no, stavo pensando. Ma quali imbrogli? Richard, no? Cos'è? Una borsa. Una borsa? Una borsa da donna. Da donna? Una borsa da sera da donna. Tre cose, borsa, donna e sera. Non è neanche la mia. Era in casa nostra. E se non sbaglio non c'è un'altra donna che vive con noi, giusto? No, io ho messo soltanto te nello stato di famiglia, giuro. Allora, che ci fai di sotto? Sto cercando un orecchino. Che cos'è? Questa è la sua borsa. Ma non pensi che Harry potrebbe avere dei sospetti? Mi hai distratto? Spero proprio di no. No, perché magari potrebbe dirlo a me. No, non lo farebbe mai. Beh, non è solo tanto sicura.
come sono gli uomini. Come? Chiacchierò. Tagliamo la testa a questo toro. Accomodi che le proviamo, eh? Guarda. Piede. Grazie. È un po' come nella favola di Cenerentola. Togliamo la scarpina. Mettiamo la scarpina. Beh, sembra un batacchio in una campana. Ma che maledetto monitore! Ma di cosa stai parlando, eh? Ma che pensero? Cosa? L'acqua non preso l'acqua quando ti dico di certo? Tu stai parlando dell'acqua. Caucasica, 1,62 m circa, capelli castani corti, terza dirigisce irrilevante. Non stavo facendo una corsa di beneficenza. Allora, che cosa stavo facendo qui, ieri sera, al numero 35? Poco vestito, a cucinare e a bere vino insieme alla signora che vive al numero 10? È troppo tardi. Aspettiamo che finisca il suo whisky. E adesso cosa c'è? L'hai spiegato a voi? Certo. Non è la prima volta che la vedi. Beh, da tanto che ce l'ho, sai. Voglio dire, ieri sera. Che volta. Ma cosa devo fare a tuo corpo nel nostro destino? Mentre tu dovevi essere al cinema. Sono sicura che c'è. Mio Dio!